soprattutto Johnny Depp è un attore, io non ho visti pochi, che recita veramente solo qua, recita solo con la faccia ed è una cosa. Allora in quei casi io seguo tantissimo, seguo i suoi occhi, che gli occhi anche di tutti noi, parlando tra di noi, se tu guardi la vostra, gli occhi capisci se ti ascolta oppure no. Questo lo diceva un tuo collega, questo Cesare Barbetti, che ci lasciati diceva proprio questo. Cesare era un altro grande, lui era un mostro sia tecnicamente, soprattutto era eccezionale. Io ho visto fare delle cose a Barbetti, che ne so, un anello, una scena di 30 righe, lui la vedeva una volta, poi la provava subito ed era perfetta, di sync e di intonazione, non è possibile. Però insomma non siamo tutti uguali, c'è chi ha bisogno di più tempo, chi invece riesce perlomeno tecnicamente a seguire il sync prima di altri, però questo dipende insomma dalla diversità che abbiamo. No, il fatto di guardare gli occhi è fondamentale, perché ti dice veramente quello che ha dentro l'attore in quel momento e ti dà una mano. Poi ovviamente ci metto il mio, ci metto dentro quello che ho io, perlomeno io quando doppio, ovviamente alcune serie sì sono fatte bene, anche alcune serie, per esempio io ho fatto la serie Dead Zone, non so se l'avete vista, c'era quell'attore Anthony Michael che faceva il leggente, quello è bravissimo, è un attore straordinario, però non tutte le serie sono brave, quindi non è che ti puoi appoggiare a questa cosa, però nei film, soprattutto con gli attori importanti, grossi, l'occhio ti dice tanto. E poi uso quello che ho detto io, anche magari le mie sofferenze, le mie preoccupazioni, le mie emozioni, che non esterno magari al di fuori, le posso mettere nel personaggio, nell'attore. Allora cerco di fare un mix di quello che ha fatto l'attore, però mettendoci del mio, mettendoci le mie emozioni, magari insieme alle sue, però sono comunque cercare una cosa diversa, perché altrimenti copierei e basta. Sarebbe solo un copiare, non è facile copiare se non sai copiare. Una scuola, no? Se non sai copiare, sbagliare. Per cui poi dipende molto, che comunque è un lavoro che noi, l'attore ha fatto il film in, non lo so, ha fatto l'attore, però mettendoci del mio, mettendoci le mie emozioni, magari insieme alle sue, però sono comunque cercare una cosa diversa, perché altrimenti copierei e basta. Sarebbe solo copiare, non è facile copiare se non sai copiare, come a scuola, no? Se non sai copiare, sbagliare. Per cui poi dipende molto, che comunque è un lavoro che noi, l'attore ha fatto il film in, non lo so, in un anno, in sei mesi, ha girato, ha fatto, io l'ho fatto l'attore, ho fatto anche l'attore, di persona mi lo so come funziona, in chat che lo fai, provi, rifilmi, aspetta le luci, non sono pronte, di qua, di là. Però comunque rigiri la scena tante volte, ti fermi, riparti. E noi là, io parlo per esempio, adesso sto, lunedì finisco di doppiare l'ultimo di Tim Burton, che c'è Johnny Depp, si chiama Sweeney Todd, in originale è The Demon Barber, già il titolo dice tutto. Per esempio ecco, un film del genere, lui ci ha studiato non so quanto, tra l'altro in questo film canta pure, canta l'opera, in una maniera che non avete idea. Assolutamente no. In alcuni casi. Per la fabbrica di cioccolato dove l'hai fatto tu è successo questo. Carlo Valli ha adattato le canzoni, per cui vuole anche la fabbrica di cioccolato. No, ma le canzoni lì è un discorso a parte, lì hanno avuto il cantato. Però in questo caso, cioè il fatto di cantare le canzoni più appartiene a 20 anni fa, 20 anni fa, allora sì, che anch'io ricordo. Elliot e il drago invisibile, dovetti cantare, c'era la petizione Ortiz, dovetti cantare, però oggi in alcuni casi si canta, per esempio in questo film Tim Burton ha mandato espressamente una mail dicendo che assolutamente non va cantato niente, ma è anche, cioè, per quanto ci possano essere bravi i doppiatori attori, questa è tutta
esibizione. Non so se alcuni ci definiscono attori doppiatori, io mi definisco doppiatore, basta. Poi ho fatto anche l'attore, ma per me è diversa la cosa, anche se poi in realtà siamo attori, perché devi comunque fare quello che hanno fatto loro. In questo caso dicevo Tim Burton, ma giustamente, perché per quanto siamo bravi, ma no, vi assicuro, poi lo vedrete al cinema, è impossibile cantare una cosa del genere, neanche, non lo so, penso nessuno potrebbe farlo, ma sono straordinari, quindi in questo caso la difficoltà aumenta, perché comunque non si deve sentire troppo la differenza tra il cantato e la voce. Allora, come in questo caso, io ho la fortuna che comunque con Johnny Depp abbiamo un timbro di voce simile. Per esempio, mi ricordo un aneddoto quando stavo doppiando il Libertino, che pochi avete visto, no? Sì, mi ricordo una volta, arrivo al lavoro, entro in sala e c'era già l'anello che girava e io mi sentivo, ne? Allora il direttore gli ho fatto, ma scusa, ma quando l'ho fatta questa che ancora non l'ho fatta? E lui mi ha detto, ci sei cascato, io non siete, e lui che parlava in italiano. Lui che parlava, ha recitato un pezzo, una parte italiana, e io, anch'io ci sono caduto, è uguale a me. Quindi in questo caso ci salviamo, perché comunque la differenza è poca. Anche se è chiaro che logicamente un minimo si sente sempre, anche perché come in questo caso sono talmente bravi loro che io stesso, ecco, mentre provo mi rimango incantato, dietro e fa Fabio, allora dico no scusa un attimo, perché ci sono questi pezzi, lui è di una bravura, secondo me di quelli che faccio è il più bravo, infatti si può vedere dal fatto che comunque è l'unico attore, perlomeno di quelli che faccio io, che ha fatto tutti i generi di... cioè passa da Jack lo Squartatore alla Fabbrica di Cioccolato a Libertino a Jack Sparrow. Pirati, Jack Sparrow, cioè, e tu dici questo poteva farlo solo lui, ti metti a pensare chi potrebbe interpretare lui, Johnny Depp, perché infatti la cosa che mi meraviglia, e io spero, ve lo auguro per lui, perché ormai veramente me lo sento come, cioè veramente quando lo vado a doppiare non faccio fatica, perché c'entro dentro, insomma, come anche un Farrell, devo dire. Però gli auguro che con questo film prenda l'Oscar, perché se non glielo danno qui, non è possibile. Non trovo un perché. Perché veramente, ma a chi lo devi dare? È uno che ti ha dimostrato di saper far tutto. E bene. E insomma, questo è quanto. Però